un setto non contraddittorio quando si parla di gender, noi siamo disponibilissimi a concedere un contraddittorio durante i nostri convegni. Questa potrebbe essere una bella soluzione per tutti, perché oggi, come sapete, nelle scuole, quando si parla di gender, invitano Vladimir Lussuria e non consentono a nessuno di poter dall'altra parte dire qualcosa di differente. Quindi c'è, non esiste dialogo, non esiste trasversalità, esiste solamente un'impostazione che è quella e nessun altro può intervenire. Dall'altra parte giustamente qualcosa dobbiamo dare, perché non abbiamo il potere di intervenire nelle scuole. Quindi se la scuola comincia a invitare qualche nostro rappresentante, noi cominceremo a invitare qualcuno ai nostri impegni. Poi sulla questione di gay, credimi, non c'entra nulla con la questione della propaganda gender, come dice il filosofo francese Michel Onfray, che è di sinistra, anarchico, è una forma nuova di puritanissimo, la parola, che vuole creare l'uomo senza sesso. Questa è un'ideologia che va in questa direzione, non c'entra niente i diritti dei gay, i diritti di altri, diciamo. Purtroppo si mettono insieme, perché questo è quello drammatico, proprio questo, quello che vogliono, creare l'uomo senza sesso. E noi a questo, guarda che domani ti chiamano giornalista o te, non giornalista, una nuova, chiunque, non è più giornalista, è giornalista, perché sono uomo giornalista, state attenti perché... È buono della regione, ovviamente siamo per il piacere con noi di essere stati capofila, di essere stati la prefista di un dibattito che finalmente era lì, sommerso, un po' occultato o soffocato, e il convegno del 17 gennaio ha avuto il merito di aver dato voce. Io penso alla maggioranza, non alla minoranza, una maggioranza silenziosa che spesso non ha la possibilità di esprimersi, e quindi ben vengano queste iniziative, anche perché appunto abbiamo avuto il dovere morale e il coraggio come regione di esporci su un tema scomodo, sfidando il political correct, e penso che ormai siamo rimasti gli unici insieme alla regione Veneto, le uniche due regioni baluardo a difesa di questa maggioranza silenziosa che spesso ci scrive, ci telefona, ci dà tanti input, ma che i media tendono sempre a offuscare o a denigrare qualora nel caso in cui esprima posizioni differenti da questo pensiero predominante, e che, come veniva ricordato, come è stato ricordato più volte, assume degli atteggiamenti intimidatori, violenti.